Io sono Marichiolo, sono responsabile del servizio Sinanet. Vedremo brevemente, in tempo 10 minuti, quello che è il modo in cui il Sinanet per Ispra entrerà in questa partita. Avete sentito, il network è relativamente recente, nasce nel 2012 e noi a partire da quest'anno, 2014, cominciamo ad avere un ruolo anche un po' di regolatori, perché cominciamo a gestire il nodo centrale del sistema. Già dall'anno scorso Ispra è un centro di eccellenza di questo network, quindi è già entrato in una veste, diciamo, di expertise con le proprie banche dati. Infatti molto di questo lavoro sarà erogato attraverso questo network. Ma tra i vari compiti, noi, appunto, essendo gestori di reti, quindi reti vuol dire reti di soggetti, reti di infrastrutture, di contenuti e servizi, sostanzialmente ci concentriamo su quelli che sono i pilastri di un sistema informativo distribuito, quindi sì, un nodo centrale e facilitare il network dei partner, gestire e sviluppare la piattaforma di informazione e comunicazione per raccogliere e condividere i dati, dei dati secondo gli standard che abbiamo sentito noi oggi, BioCase, OCase, BICE, per quanto riguarda anche la connettività e l'interoperabilità col sistema della biodiversità europeo. Integrazione e interoperabilità con altri sistemi, e che abbiamo sentito anche nella giornata di ieri ripetere parecchie volte il discorso di interoperabilità con altri sistemi informativi. Il valore aggiunto che ISPRA attraverso il sistema informativo può dare è quello di mettere a disposizione quei dati che non sono strettamente di biodiversità, ma che interessano per capire le minacce, le pressioni, gli impatti, eccetera. Quindi questo attraverso la connessione con altre reti di soggetti, con altre infrastrutture, con altri contenuti, con servizi informativi. Tutto ciò al fine poi di assicurare una piena accessibilità ai dati. Ho messo lì come slogan, insomma, sono sostanzialmente la direttiva Inspire, la comunicazione su sistemi informativi distribuiti, l'open data, sono un po' i paradigmi che ispirano un po' tutta la produzione, la resa e l'accessibilità ai dati attraverso dell'ISPRA e in genere dell'ambiente. Indubbiamente i primi servizi, quando parliamo di accessibilità, che Inspire richiede, è quello di avere la conoscenza di dove, se esistono o meno dei dataset, sapere se questi dataset sono visualizzabili, se sono scaricabili. Quindi, diciamo, i primi tre servizi di Discover, View e Download sono i primi servizi essenziali che un sistema informativo deve consentire. Questo attraverso cataloghi, attraverso servizi in rete. Abbiamo già sentito quali sono le linee di sviluppo dal punto di vista della governance, appunto, della rete. Quindi sicuramente sviluppare il network dei soggetti per ampliare la platea non soltanto dei soggetti ma anche delle banche dati, avere maggiori iniziative di comunicazione e visibilità del network, anche perché questa partecipazione al network sia in qualche modo abbia uno scambio positivo. Ecco, infine, implementare la citizen science. Anche questo è un tema che ha avuto eco in questa sala. E in che modo noi pensiamo di cominciare, attraverso la biodiversità, a implementare questo concetto nel sistema informativo? Bene, realizzare un'applicazione pilota proprio per la biodiversità, per cercare di alimentare quel canale che chiamiamo dal basso verso l'alto, che consente di integrare le conoscenze che vengono realizzate attraverso i sistemi normali di monitoraggio. Quindi monitoraggio del dato di qualità, delle qualità ambientali, delle quantità ambientali, georiferire queste informazioni e in questo modo promuovere una delle forme di partecipazione attiva della comunità, della cittadinanza, quella che è la governance ambientale, cioè richiamare a partnership il cittadino per quelle che sono le iniziative anche di osservazione e di ricerca scientifica. Ci sono naturalmente in questo abbiamo delle eccellenze, posso dire, presso l'ISPRA, delle esperienze che riguardano, avete già sentito, la parte dell'osservazione del Centro Nazionale di Inanellamento, Spina et al, sono i colleghi che seguono questa partita, ma non solo, anche un pilota importante è quello di Franco Andaloro e compagni, che riguarda l'osservazione delle specie marine aliene. Sono questi già due sistemi che
hanno a che fare con sistemi complessi, sistemi che sono sovranazionali, quindi non hanno un limite, diciamo, delle amministrazioni, dei limiti amministrativi che possano applicarsi, e che effettivamente già sono dei sistemi che funzionano, danno dati di qualità, perché questa è un po' la questione che è emersa un po' durante le discussioni. E con questo concludo. Quali sono stati un po' i fattori di successo della citizen science che abbiamo visto noi in ISPRA? Bene, per quanto riguarda gli aspetti della rete, è importante che ci sia una prossimità fra la scienza, il mondo della scienza e le comunità esperte. Non è un sistema, è un sistema che nel quale lo scienziato deve stare sulla banchina del pescatore per prendere il pesce alieno che non si conosce e scambiare battute, eccetera. Fare quindi leva sull'entusiasmo e il senso di appartenenza alla rete, collaborazione anche con le organizzazioni non governative, queste anche in termini logistici, perché molte di queste iniziative vengono fatte di formazione attraverso strutture logistiche che già esistono, quindi sinergie, ed è essenziale armonizzare queste iniziative con i network sovranazionali. Gli inanellatori italiani sono parte di una rete europea, perché naturalmente questo vale anche per i pesci, non hanno confini, quindi armonizzarsi con questi network internazionali è fondamentale anche per entrare con dati di qualità in questa rete. Qualità dei dati, ecco, l'esperienza che si ha e che voi conoscerete, molti di voi conoscono, è quella si ottiene attraverso la formazione di volontari. Ci sono sistemi di patenti proprio che vengono rilasciati, cioè un apprendistato che viene fatto nel caso di Ehring, e la validazione delle osservazioni poi da parte della comunità scientifica. Questo è fondamentale, sappiamo che anche nel network della biodiversità questo è un ruolo del comitato, quindi ci sono già, diciamo, gli strumenti per. I limiti di budget, come ovviare a questo? Bene, esercitare una leva finanziaria sui fondi istituzionali, cioè utilizzare anche quelli che sono i nostri fondi per farne diventare un moltiplicatore, attraverso ricorso a progetti di ricerca e sviluppo. Questi sono il caso di LIFE, abbiamo sentito, FP7, ma anche PON ricerca, è il caso che nel Mezzogiorno abbiamo un progetto in tal senso, e sicuramente quindi promuovere sinergie, collimare le iniziative e partnership con soggetti interessati. Vi ringrazio l'attenzione. Claudio, grazie mille della sintesi, poi ci sarà modo dopo, insomma, di avere un dibattito, speriamo, su tutti questi che sono spunti di discussione.